ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buonasera, buon venerdì, buongiorno, a tutti, buon amici. Venerdì, mi raccomando cari amici, quando arriva il venerdì cominciate a prepararvi perché inizia il weekend, abbiamo stabilito che il weekend inizia di venerdì. Eh certo, Friday. Io l'avrei night. Fatto iniziare anche di martedì. Sono d'accordo. Ma sì, almeno dura anche di da più. Lunedì. Ma proprio, facciamo sempre il weekend, sì, e nessuno va più a lavorare. Vabbè, no, ma è vero che si balla quasi tutti i giorni in quasi tutti i posti, perché per esempio c'è un locale a Milano dove la miglior serata, proprio a Milano, a Legnano per la verità, dove la miglior serata è proprio il lunedì, in altri posti il mercoledì, in altri posti comunque quando arriva il venerdì, venerdì è importante. Magico. Grazie Mago Lancaster, Alessandra e Monica del Penelope Lap Dance, Mago Gregory e la stupenda Fernanda che è la partner ufficiale del maestro. Del mago, stavo dicendo maestro. Vabbè, maestro esoterico, maestro di vita. Allora, con chi partiamo con la musica oggi? Con Luciano Nelli, un bellissimo terzinato che piace assai. Piace assai, è una canzone che tra l'altro non è ancora uscita, è uscito solo il videoclip che ogni tanto lo facciamo vedere, ma è una canzone che farà parte del mio album che uscirà fra un paio di mesi. Sì, c'è. Vabbè, purtroppo. Vabbè. Per fortuna, semmai. Vai. Se avrai qualche dubbio su di me, della mia fedeltà, chiedi a me ciò che tu vuoi. Perché io da quando ho visto te ho cambiato la mia via, sono dentro gli occhi tuoi. Da quando sei arrivata ci sei solo tu, e non mi importa più niente delle altre perché tu sai darmi tutto quello che cercai e non trovai prima di te. Appartengo solo a te. Ormai tu sei tutto, tu sei me, il mio cuore sarà tuo fino a che tu lo vorrai. Di me.
Viva l'Italia! Chi ce la fa ascoltare Viva l'Italia? La piemontesina Tony Atodisco! La piemontesina bella Tony Atodisco che ci fa ascoltare appunto Viva l'Italia! Bello il panorama sulla costa amalfitana, da paesi dell'Emilia alle spiagge della Versilia. Hai visto quanto è bello il mare della nostra Puglia? Sembra un sogno ma è realtà. Dall'arte di Firenze alla Roma capitale, la Sicilia il suo calore, il bel canto il tricolore. Ma guarda quanto è bella Torino e la sua mole. Sembra un sogno ma è realtà. Evviva l'Italia, che sa ridere. Che bella l'Italia, che non si scoraggia mai. Evviva l'Italia, l'Italia che sa amare. L'Italia che non piange, non si arrende mai. Dalle Alpi agli Appennini, fini classici e spuntini, tutti cantano volare, e un sole mio non può mancare. Caffè, pizza e cappuccino, solo a Napoli o San Nova. Sembra un sogno ma è realtà. Evviva l'Italia, che sa ridere. Che bella l'Italia, che non si scoraggia mai. Evviva l'Italia. Quest'Italia da sempre la mia paglia, il Duomo tricolore lo voglio nel suo mare. Io sono un italiano vero, e viva la mia Italia, e viva il mondo intero. E viva l'Italia, che sa ridere, che bella l'Italia, che non si scoraggia mai. E viva l'Italia. E adesso andiamo a intervistare l'artista, mi direte, no, non andiamo a intervistare no. L'artista, perché l'artista ce l'abbiamo già qua, sì. Ed è il Mago Gregory, che ci e andiamo stupirà. A vedere che cosa ci farà vedere, quindi andiamo a vedere il Mago Gregory a nostro spazio, intervista con l'artista, quindi vai con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Signori, il Mago Gregory. Buonasera a tutti, buonasera a Paola Belloni, a Luciano Nelli e a tutto lo staff. E adesso vi presento un gioco con quattro assi. Abbiamo qua un asso di cuori, un asso di picche, un asso di quadri e un asso di fiori. Quattro assi. Abbiamo l'asso di fiori, l'asso di cuori, l'asso di picche. Il primo asso si volta di dorso. Il dorso degli assi è blu e bianco. Possiamo addirittura fare di più e voltarne due di assi addirittura. Possiamo esagerare, perché dire? Tre voltati. Uno, due, tre. Quattro assi si sono voltati magicamente di dorso. Bene, bene, bene. Adesso possiamo fare ancora di più, Paola. Vedi? Abbiamo un asso di denari, quadri, mattoni, come vuoi chiamarlo tu. Puoi mandargli un bacio? No, Paola, bacio. Troppo forte, me lo fai diventare rosso e timido. Oh, che asso. Bello. Abbiamo l'asso di quadri, l'asso nero. Le picche. Fai vedere questi pantaloni, ma sono neri. Abbiamo l'asso nero, l'asso rosso, l'asso rosso, l'asso nero, l'asso blu, l'altro asso con una faccia in alto. Sai come si chiama questo gioco? No. Guarda,
il giallo degli assi, il giallo veramente. Ma il giallo, sei proprio assi. Un mago. Abbiamo Gregory, l'asso giallo, l'asso nero, l'asso rosso, l'altro asso magicamente si trasforma in un asso di fiori. Fiori, no, è sempre stato, esatto, di fiori. Ti do una brutta notizia, guarda, siamo rimasti al verde perché ho terminato gli assi. Paola, è così. Signori, il mago Gregory. Adesso una cosa importante per terminare questo gioco alla grande: bisogna far tornare tutti gli assi di dorso blu. Ma no, possiamo fare ancora di più, Paola. Fai un gesto magico. Lo posso fare io? Sì, fallo tu, dai. Voltatevi tutti, eh. Gesto magico. Ecco, no! No, dai, non ti preoccupare, guarda, è per rincuorarti, perché ti ho trasformato, per fare una bella figura, un bel re di cuori. Un bel re di fuori. Per rincuorarlo non ci stava a capire niente. Bene, Paola, io abbiamo un re di cuori, l'asso verde, l'asso giallo, l'altro asso torna blu, si trasforma in re di fiori. Io non glielo vuoi regalare un fiore a una bellissima donna come la Paola. Re di fiori, re di cuori, l'asso verde, l'altro asso torna blu, ma magicamente si trasforma in re di quadri. Non so se l'ha inquadrato bene. Re di quadri, re di fiori, re di cuori, e l'altro asso magicamente si trasforma in re di picche. Insomma, prova da impiccarsi. Veramente. Ma veramente, un bacio a tutti. Il mago Gregory, un grande manualità. Nelly e della Paola Belloni. Nelly l'hai fatto sparire perché non lo vedo. Sì, un giro da qualche parte in studio. Elisa e Johnny, questa bella orchestra fiorentina che ci fanno ascoltare, Paola. Hot stuff, qualcosa di caldo. Sì, bollente. E adesso, sperando che Paola non abbia nessuna battuta da aggiungere... No, è stata bellissima quella che ho fatto ieri, non voglio ripetermi questo successo. Vabbè. Allora, siccome tutti le televisioni, diciamo, importanti, il canale, il Mediaset, c'hanno l'isola dei famosi... Le loro isole c'hanno. Noi abbiamo fatto un'isola anche noi, un po' ridotta, purtroppo, però ce la fa Cristiano Chesi... Oh, mi viene da ridere quando lo presento, vabbè, che insomma, devo dire, l'isola dei pidocchiosi.
trovato dei fiori bellissimi, viola, come il colore della mia squadra, della Fiorentina. Ah, sì, 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 sì. Questa isola veramente è piena di sorprese, eh? Fiori viola. Poi non lo so, ma non lo so, ma avevano detto prima di partire per l'isola che ci sono anche dei fiori allucinogeni a giro. Ora, ovviamente un fiore viola non può essere allucinogeno, vero? Voglio dire, per dire, che profumo, soave. Ma questi fiori sono bellissimi, profumano più delle rose del mio giardino. Sì, più delle rose rosse del mio giardino. Che profumo questi fiori, Luciano. Oh! Non saranno mica questi fiori allucinogeni per caso? Paola! Paola Belloni! Ma cosa ci fai sull'isola? Vieni qua, Paola, vieni qua! Dove vai? Vieni! Solo sai, giochi coi pensieri miei. Sì, me l'hai detto già, una storia così, ma chi ce l'ha? Poi mi guardi di più e mi confondo, lo sai. Prendimi così, lo farò, questa sono io. Sì, però ricordi di ritornelli. Vediamo un po' chi ci scrive oggi. Ci scrive Cristina da Capannori in provincia di Lucca. Vorrei chiedervi la canzone A testa in giù cantata da Paola. Mi diverto tanto a ballarla. Siete bravissimi sia in televisione che sul palco. Grazie Cristina. Grazie a te Cristina per i bei complimenti. A testa in giù non ce l'aveva la nostra redazione perché non ha i nostri video. Sto scherzando. No, è vero. A testa in giù. Non è che no, un po' strano. Infatti è preso mi pare da un galà, insomma, da qualcosa fatto recentemente ed è stata scritta nel 2014 da Luciano Nelli, Paola Belloni e company, Cinzia Cini, Mario e Fabiani sì, certo, con edizione musicale Pole Position che sarebbe Nelli. La mia edizione musicale, sì. Una delle mie edizioni te la dedichiamo col cuore, come dico sempre nelle nostre serate, a testa in giù ma non troppo, e io faccio così è il mimo ricordi di ritornelli Spesso cosa c'è che non ti va?
ma poi dopo pensi, è un momento, passerà. Metti in discussione le tue scelte, le tue idee. Tanta confusione, grande come le maree. Ma se ascolti il cuore, lui di certo ti dirà: lascia stare chi non sa, chi non ti dà sincerità. Cerca di vedere le emozioni vere in te, tutto quel che cerchi è dentro te. E allora dai, lasciati andare, non farci caso, no, non ci pensare. E allora dai, prova a ballare, cerca un amico che ti possa far sognare. Prospettiva e tutto si rinnoverà, di colpo certo arriverà un soffio di serenità. Non sarà difficile, dai, seguimi anche tu, guarda adesso il mondo a testa in giù. Arriva Gabriel De Luca, che mi dicono tutti in giro per la Toscana, perché normalmente si esibisce in Toscana, che ha un repertorio straordinario. Una di queste canzoni che faceva parte, e tra l'altro dava il titolo al suo album di qualche anno fa, sì, l'abbiamo scritta proprio insieme, io e Gabriel, e si chiama Se tu non mi amassi più. Vai, Gabriel, Gabriel De Luca. Vi salutiamo, amici. Ciao amici, vi salutiamo, non mancate domenica prossima, questa è la prima volta che andiamo lì per festeggiare il carnevale, cena e ballo ovviamente al circolo Agrestone di Colle Valdelsa, vi aspettiamo tutti, ciao. A domani. Per ritornelli ci vediamo domani, mi raccomando andate a ballare perché ballando si vive meglio. Noi vi aspettiamo tutti qui, ciao. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.